C'era un periodo tanto tempo fa in cui tu e io eravamo liberi. Nascendo, cosa è successo? Tu ti sei trovato all'interno di una scatola, no? Che è questa, con due buchi in avanti per vedere, due buchi qua, altri buchi qui, un buco qua. E attraverso questi buchi tu comunicavi con l'esterno, no? A quel tempo magari ci ricordavamo ancora di com'era prima. Perché prima era interessante, prima ancora di venire al mondo, no? Prima ancora di venire al mondo tu avevi non due buchi per guardare, ma una specie di superficie percettiva, non 360 gradi, perché 360 gradi è la circonferenza, avevi una specie di globo in cui tu percepivi tutto in questo modo. Era tutta scoperta, era molto interessante. Poi è cominciato questo gioco del nascere nel corpo, sei nato nel corpo, e diceva, vabbè, scopriamo con una piccola difficoltà, è come mettere la maschera a carnevale, non è che sia brutto, è un gioco, no? Poi vedevi che lo facevano anche gli altri e hai cominciato a farlo anche tu. Tutto è andato bene fino a che a un certo punto hai imparato a parlare e la gente ha cominciato a insegnarti. Avendo la gente cominciato a insegnarti, all'inizio non ci hai creduto che facessero una cosa così. Insegnare vuol dire marchiare, segnare vuol dire imprimere forte, in dentro di te, marchiarti dentro. La gente ha cominciato a dire, gli adulti naturalmente, guarda, tu devi ragionare in questo modo, tu devi sapere che questo è vero, che questo è normale, è necessario, è giusto. E ti hanno fatto pensare come loro. All'inizio tu non è che ci hai creduto che fosse possibile, mi dici no, staranno scherzando. Non si fa così nella vita si scopre tutti insieme, è bellissimo scoprire, non è che uno ha ragione o uno ha torto, ci sono tante direzioni in cui ci si muove, loro si vede che fanno questo periodo, hanno questa idea di andare tutti nella stessa direzione, per un po' li accompagno, tanto poi si stuferanno, la smetteranno, ma invece no, e invece continuavano a insegnarti, continuando a insegnarti, praticamente ti chiudevano sempre più le tue prospettive e ti obbligavano a pensare in un certo modo. Può darsi che questo periodo qui tu non te lo rammenti. Senti questa parola qui, rammentare. Da cosa viene secondo te? Dalla parola mente, che sarà la protagonista negativa di questo corso che facciamo. Tutte le varie prensioni, tutte le varie prigioni di cui parleremo saranno tutte quante riconducibili a questa. Se tu pensi in base al tuo io e alla tua mente, puoi spiegare tutto quello che ti succede, che vuoi fare, e fai poco, relativamente poco. Se tu vieni fuori dalla mente, entri nel mistero, non spieghi neanche a te stesso come arrivi a scoprire un sacco di cose, come arrivi a prendere decisioni, come arrivi a fare dei balzi, delle intuizioni, delle cognizioni alte, non te lo spieghi, ma il risultato ce l'hai. L'importante è che scopri questo territorio misterioso. Misterioso non vuol dire avvolto da segreti, vuol dire semplicemente un territorio di cui non puoi dire niente, in cui sei troppo più in là del mondo delle parole. Una volta arrivato più in là, fai dei salti straordinari che poi, tornando qui, realizzi nelle forme che loro ti mettono a disposizione. Però intanto cresci di colpo. Tornando qui, naturalmente vedi che per loro il mondo della mente è così piccolino, capisci che ti serve altro e cominci ad allontanarti in altre direzioni. Ti seguiranno, tanto non hai scelta, se capisci una situazione, una prigione, non ci stai più dentro, ne esci fuori. Ti seguiranno, se ti seguono, quelli che ti vogliono bene, se non ti seguono vedranno quante cose combini di nuove. Essere o non essere? Questo è il problema. Meglio non essere. Sì, meglio non essere.
Come faccio a non essere? Appena mi accorgo di essere qualcosa, trovo il modo di non esserlo più.